Buongiorno, volevo farvi vedere la mia fantastica pettinatura. Non riuscite a credere. No, perché sei bellissima. Ci provo. Tu sembri proprio un elfo. Stamattina ne ho combinata un'altra delle mie. Perché? Non è mattina. Sono le 3:15. Ho dimenticato la telecamera stamattina prima di uscire di casa. Me la sono stirata completamente. Ero convinta di averla messa nel backpack e invece l'avevo di nuovo lasciata in cucina, però non abbiamo fatto in realtà nulla di diverso dal solito, nel senso che siamo semplicemente andati in centro a Lodi, ci siamo fatti una passeggiata in piazza e lungo il passeggio e poi ci siamo presi il caffè. No, anzi, ho preso il ginseng e Andrea ha preso il bitter. Io ho preso una birretta piccola. Ah, è giusto, la birretta piccola. Sì, ma per chi non conosce il passeggio a Lodi, è un viale alberato molto lungo con un parchetto in mezzo in cui ci si passeggia e tutti lo chiamano il passeggio. Sì, praticamente è il solito bar dove andiamo noi, sapete che lì intorno insomma c'è tutto il verde. L'unica cosa in realtà che vi siete perse di bello stamattina, e lì mi è dispiaciuto tantissimo non avere la telecamera, è stato il nostro super pranzetto, che in realtà non è un pranzo perché è stato un dolce, il mio dolce preferito in assoluto, cioè questo proprio tra tutti i dolci. Io come dolci comprendo anche biscotti, wafer, gelati, qualsiasi cosa. Il mio dolce in assoluto preferito è la crepe. Io prendo sempre, perché un po' perché sono abitudinaria del cavolo, un po' perché a me piace tantissimo, panna e Nutella. Però oltre a farti la classica crepe, cioè col classico impasto, ti fanno anche quella con l'impasto al cacao, cioè quindi è proprio un e cioccolato all'ennesima potenza, iper cioccolatosa, perché poi non è un velo sfigato di Nutella, c'è tantissima Nutella dentro e tantissima panna, e tra l'altro la panna la fanno anche loro lì. Sì, la panna è buona perché la panna non è zuccherata, no. È la panna montata ma non zuccherata, quindi tu, anzi l'abbiamo già fatta, la vendono in realtà, loro perché di la prendere fanno la sacchettata così di panna montata fatta da loro. La crepe migliore che io abbia mai mangiato, no. Andrea, ce l'ho mangiata anche a Parigi la crepe. Ma era esagerata, no. Perché lei e sua sorella sono due maiale. Siamo due buon gustaie. Cioè, se io mi mangio una cosa, deve essere giusta. Allora, spiega come era stata. Mi mangio la crepe e me la mangio giusta. Sono riuscito a dare un morso solo io, ma era immangiabile. Cioè, allora, spiega. Allora, a Parma c'è la crepe migliore di tutto il mondo. In assoluto, perché praticamente fanno questa cosa che non la fanno da nessun'altra parte. Ossia, crepe con tantissima Nutella spalmata. E ci buttano anche Kinder Bueno, a pezzetti proprio i tocchi proprio di Kinder Bueno e Kinder Maxi. Cosa succede però? Che siccome la crepe è calda, cioè quando lei te la avvolge, no? Si squaglia. E lui dice che non è buono, cioè io e mia sorella stavamo impazzendo. Io l'ho amata. Ti gratta in gola lo zucchero. No, non hai capito. Io se avessi un posto del genere nella città dove vivo, è la fine, perché la mangerei. In più la panna. Più sopra la panna. Ma la cosa pazzesca era tutto quel cioccolato, il Kinder Bueno e il Kinder Maxi, che si squagliavano, cioè era una cosa strapitosa. C'eravamo io e mia sorella in piena goduria. Adesso praticamente, questo diciamo per un update di quella che è stata la giornata fino adesso, di questa domenica, siamo venuti al supermercato e siamo tornati un attimino a casa, perché io mi sono cambiata e mi sono messa un attimino più comoda così, e abbiamo preso anche le nostre borse per prendere qualcosina, giusto qualcosina in realtà. Sì, dovremmo avere più o meno tutto. Però siccome stasera facciamo una bella cenetta a casa nostra, mangiamo fuori in giardino, con mia mamma, mio papà, la mamma di Andrea e il compagno della mamma di Andrea, quindi siamo in 6. Siamo un pochino indecisi sul menù. Deve essere estivo e fresco, però non sappiamo bene se puntare sul salato, se puntare sul dolce. Io dico di puntare sul dolce. Pure andare di lasagna. Io sono una di lasagna, no? Dio mio, con questo caldo potrei morire. O se puntare su entrambi. Una delle opzioni è torta allo yogurt, che secondo noi è eccezionale, d'estate ci sta, troppo buona. Sì. Viennetta, rigorosamente caramello e biscotto. Però la torta allo yogurt è più buona. La facciamo con l'olio di cocco il fondo, che viene coccosa, e con lo yogurt al cocco, viene una torta di cocco.
E tu immagina se mettiamo le scaglie di cocco. Con le scaglie di deve cocco deve venire super coccolosa. Poi prendiamo cocco. Poi mettiamo. Come faccio a dirlo? Poi mettiamo il cioccolato, cioccolato no, bianco. No, aspetta, cocosa. Cocosa. Ah, no, no, dimmi qual è giusto, coccolosa o cocosa? Cocosa. Cocosa. Cocco. E mettiamo sopra il cioccolato fuso. Plup, 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 bianco. Dai! Guarda, se sto qui divento ciccione, guarda. Allora, qua, facciamo un piccolo. Mamma mia, bella. Svuota la spesa. Dice. Mi è salvato per poco. Abbiamo preso. C'erano proprio due così. Sapete com'è quando vai al supermercato, no? Focaccina. Allora, questa le devo far vedere assolutamente. Che uova. È la prima volta che le compriamo in Italia. Ok. Dai, ma che fighe le uova bianche! Sono quelle che hanno il forno tipo arancione. Sì, sono più rosse di loro, no? Focaccina, come aperitivo. Poi, carta igienica, perché mancava. Era una pastetta. Gorgonzola. Sì, dolce. Come dolce. Magari pensavo da spalmare tipo nella focaccina, mm-hmm, un aperitivo più buono. Cetriolo. Piselli, perché abbiamo deciso che andiamo con un'insalata di riso. Sì, però fresca, non sarà di riso, però tu vedi ah già è vero, abbiamo preso questo, aspetta, hai ragione. Abbiamo preso anche 5 cereali con riso rosso. No, cioè praticamente questo mix di cereali, questo qua, ok. E praticamente facciamo un'insalata fredda. Che ci sta, perché d'estate fresca, leggera. Qui aggiungerò un po' di robe e poi... È una cosa che piace a tutti, no? Hamburger, quinoa, pollo e verdure. Cominciano un po' a rompere le palle. Ad Andrea ha cominciato a rompere le palle, mi piacciono ancora tantissimo, quindi continuo a mangiare. Buoni, sono buoni, però mamma mia. Latte, le gallette di mais. Questa volta ho preso la confezione, quella... normale. Cioè, la plastica, perché casa nostra è strapiena di quelle. Questa è la terza confezione. Abbiamo la casa piena di queste qua di metallo, ma piena, ovunque ce ne sono. Ormai non sappiamo più neanche come. Vieni, cominci, usa una usi per il caffè, una usi per la pasta. Un'altra è lì, ecco. Non so che cosa. Vabbè. Pomodorini da mettere nell'insalata, quella a 5 cereali. Yakult. Allora, è stata difficilissima la scelta. Sì, perché c'era tutto, tutto quello che ci piaceva c'era. Perché c'era tutto quello che ci piaceva. E la scelta terribile era tra vienetta, caramello e biscotto, che è eccezionale. E alla fine abbiamo preso questa, che era l'alternativa, torta allo yogurt, che secondo me però d'estate è più buona, dai. Ricordo, sì, poi è divertente farla. Poi c'è meno cioccolato. Vienetta era pronta. Questo è più divertente farlo, sì, no? C'è meno cioccolato, dice, da me piace. Quella conviene mettersi a farlo velocemente, perché deve raffreddarsi. Infatti, quanto deve rimanere questa? Ah, metti in frigorifero per almeno 10 minuti. Come 10 minuti? C'è scritto così. Ah, no, la base 10 minuti. Dobbiamo metterla in freezer questa, okay. Quindi la prima roba da fare sarà questa. Ok. Poi, come yogurt, abbiamo optato per questo. Müller. Al cocco, con pezzi di cocco anche. E però ci siamo resi conto in macchina di aver dimenticato le scaglie di cocco. Ah! Funziona così. Vabbè, adesso, qua la cucina è abbastanza a posto. Volevo un attimino mettere, cioè passare l'aspirapolvere. Passo io l'aspirapolvere se vuoi mentre tu fai la torta o viceversa. Mentre io faccio la torta tu passi l'aspirapolvere. Oppure passiamo l'aspirapolvere dopo, intanto facciamo la torta. Sì, perché per il resto va bene, la casa è abbastanza pulita. Ah sì, allora mettiamo in via il tappo che c'è da mettere in frigorifero. Ma devo pulire un attimo il frigorifero. Amore. Dai! Ma è subito, mica è sporco, Dai, dai! Allora io inizio a fare la torta. Stavo pensando che poteva essere carino mangiare davanti, nel giardino davanti. Sì, però devo riuscire a tagliare un pochino l'erba. Però Andrea non ha tagliato l'erba. No. Quindi alla fine della fiera non sa che faremo dietro. Tra l'altro, ho letto. Tra l'altro, e devo seguire consigli. Smetti, ragazzi, ti do una pedata. Devo seguire consigli di un commento che ho letto sotto il video, dove evidentemente era un professionista che me lo dice. Che se taglio l'erba spesso e lascio la lascio crescere al massimo di 2 cm e poi la taglio senza il contenitore del tagliaerba, posso lasciarla lì direttamente sul prato, praticamente un po' come sui campi da golf. Hai capito?
Cioè, se tu la tagli un giorno sì, un giorno no. Sì, se non la lasci crescere. Ecco, cioè, se la tagli, la tagli allora, sempre. Se io, se oggi taglio l'erba, a quel punto parte il mio ciclo di tagliare l'erba un giorno sì, un giorno no. Così la tengo sempre zip. Così fai anche nella fattura. Esatto. È geniale. Però come primissima cosa dobbiamo fare la torta. La torta. Posso allora. Fare lei io mi diverto. Posso fare da sola, mi piace. Fai i danni? No, io faccio i danni. Sì, fai i danni. Io. Dobbiamo andare nei dettagli. Andrea ha preso a pugni. Chi ci segue da tanto lo sa perché non perdo occasione per raccontare la cosa. Ha preso a pugni una torta cameo. La torta della nonna era quella? Sì, perché era sbagliata la ricetta che hanno scritto sopra. Cioè, nella torta cameo della nonna, almeno non so se adesso l'hanno corretta, ma all'epoca torta della era nonna sbagliata la era ricetta. Sbagliata la ricetta, cioè se tu provavi a seguire la ricetta ti ritrovavi con poco impasto per fare le righine sopra, e questa cosa mi ha fatto un attimino andare fuori dai gangheri. Ho preso a pugni la torta e l'ho buttata nel cestino. Allora lo stampo, onorina? Fai lo stampo, lo faccio io, ma hai detto la torta, hai detto senza di te. Guardami. Just don't bravo. Just don't bravo. Ecco, ti sta bene, Dio ti ha punito. Allora, vediamo se sono. Eravamo indecise anche con lo yogurt alla fragola. E anche con lo yogurt al biscotto. Dabbè, noi siamo anche con lo yogurt al caramello, se anche con il caramello. Ma è una cosa decisiva. Semplicemente eravamo indecisi. Indecisi. Sono i bilanci ad essere così. Ma no, sono gli psicopatici. I bilancia sono anche un po' psicopatici, infatti. Sì, te lo posso garantire che è per il segno. Tu di sicuro. Tu? Tu di sicuro. Allora, così. Ma non mi piace prepararla che il tavolo è così incasinato. Ma amore, non mi lascia perdere, chi se ne frega, non abbiamo tempo. No, ma una cosa, no, ma a spogliato è successa una cosa fantastica. Abbiamo per caso incontrato un nostro compagno degli elementari. Sapete che Andrea eravamo in classe insieme agli elementari? E lui era in classe con noi. Sì, ma era un nostro compagno di classe degli elementari che non vedevo da almeno un'eternità. Non posso neanche raccontare l'aneddoto in cui ci siamo visti l'ultima volta. Lui se lo ricordava bene. Che cosa avete combinato sostanzialmente? Era nel mio periodo di delinquenza. Ok. Di ragazzaccio. Sì, diciamo. Assolutamente. E che per loro è assurdo che noi siamo insieme. Eh sì. Continua ad essere folle. Continua ad essere una cosa. Siamo insieme perché, cioè, per loro, per un compagno delle elementari che era in classe con noi, dice sì, ma voi vedete a 34, a 34 anni siete insieme. E anche gli elementari eravate insieme. Pronta la base, forza. No, aspetta, la voglio fare io la torta. Non buttare via la scatola. Non l'ho presa, vienetta, perché volevo farla. Allora falla. Vedi che stai mettendo in maniera compulsiva via le cose. Non mettere via la spesa. Ma niente. Deve essere tutto in ordine. Allora. Le cartegine l'ho buttata su. È finito la grappa. Era difettosa la bottiglia. 150 grammi di preparato per crema. 120 grammi per il fondo della torta. Vabbè, prepara, monta lo stampo seguendo fatto. Sciogli il burro nel pentolino. Quanto burro? 75. Termine di questo video è coccoso. Coccoso. Crema, fondo di torta, l'eternità che non la facciamo, la facevamo spessissimo. Sì. La facevamo davvero spesso. Allora, mentre io ti sbaglio il coso, tu devi preparare la crema sopra, ok? Sì. Quindi? Prepara la crema. Tu sei mescola con lo scaldatore elettrico a bassa velocità, quindi monta per 4 minuti. Olio di cocco che si sta squagliando. Cioè la precisione proprio, 250 ml. Ti ho addestrato bene. No, io direi che l'allieva ha superato il maestro. Versa il latte freddo. Bene. Aggiungi il preparato per crema. Lo sbattitore. Devo ancora tirarlo fuori. Io intanto aggiungo il mio preparato per il fondo che ho fatto squagliare qua. L'olio di cocco. Senti che buono. Buono. Wow. Adesso vado con lo sbattitore elettrico e Andrea intanto sta facendo il fondo biscottoso. Guardate, con l'olio di cocco, ma si sente un profumo già di cocco pazzesco. Oddio,
ma il muro lì sotto è di quando ci cade la roba da mangiare, che si è dipinto maculato per, per quel motivo, Oni? Faccio proprio di sì. Oh, signore, Maggie. Vuoi assaggiare questa? Questa è pronta, no? Cosa fai? Cominci a rubare le robe? No, beh, no. Lascia stare. Sa tantissimo di cocco. È come un biscotto al cocco. Un biscottone al cocco, lascialo stare. Guardate il suo bun, il cipollotto. Dai, che facciamo vederlo dal basso. Wow. Dai, che non mi è venuto neanche bene. Ora mi raccomando, fallo bene. Questo lo prendo io, lo mangio io. No, dai, che non basta per il fondo. Guarda che ne è rimasto, guarda. Onorina. Era così bello l'altra sera quando ero da sola. Ma non è vero, bugiarda, che non riuscivi a dormire. No, vabbè, quello è vero. Ah no, a proposito di dormire. Cosa? Allora, vi ricordate l'ultimo vlog, no? Che eravamo fritti come non so che roba. Sì. Ecco. Quella notte io mi sono addormentata. Mm-hmm. Sentite che roba. Alle 9 di sera, cioè alle 21. No, ma dillo bene cosa hai fatto. E mi sono svegliata alle 9 meno un quarto. Ci ho dormito quasi 12 ore. E qual è la notte dove mi hai abbandonato sul divano? Cos'è successo? Non la prova sul cellulare di quella cosa. Ma non è una prova, perché non hai fatto il video e non è vero che stavo russando. No, non potevo. Semplicemente avevo la bocca un po' aperta. È stato venerdì notte quello. E cos'è successo? Allora, praticamente, sapete che noi ci mettiamo sul divano prima di andare in camera da letto, no? E io sentivo Andrea russare in un modo assurdo già qua. Stranamente, quella sera Andrea si era addormentato prima di me. Ma non russare normale, tipo col naso, aveva la bocca aperta e faceva dei versi allucinanti. Cioè, allora, no, queste Andrea, sono cioè, notizie false e tendenziose. Ho la foto di te con la bocca aperta. Ma una foto è di me così... Sì, beh, okay. Puoi immaginare però. No, non è vero, potrei essere così in silenzio. Non tu. Comunque, cosa ha fatto? Ha visto bene di prendere, non svegliarmi quando è arrivato il momento di andare in camera da letto. È andata di sopra da sola, ha dormito, è andata in camera da letto da sola. Sì. Mi ha abbandonato qui. No, perché altrimenti non avrei chiuso occhio. Io cosa è successo? Alle 5 del mattino mi sono svegliato con tutti i cani addosso. Sì, ma era bello comodo sul divano. Sì, ero comodo. Perché si era messo il cuscino. Hai capito? C'era proprio sdraiato, quindi sul divano qua è comodissimo. Mi ha abbandonato a dormire sul divano senza dirmi niente. No, io ho detto se lo sveglio, perché stavo russando, cioè facevi dei versi e sembravi un mostro. Se lo sveglio, io stanotte non dormo. No, tu avresti dovuto registrare per la prova. Inutile che mi fai una foto, la prossima volta fai il video, perché non ci crede nessuno. Così facciamo il video di chi russa di più. Io faccio il video a te di quando ti addormenti sul divano e tu lo fai a me. Ti va proprio male però. Ti va malissimo. Perché? Perché? Cos'è? Hai fatto il video di me che russa? No, ma te lo farò la prossima volta. Ah, te lo faccio io. Questo era Andrea. Vabbè, ma non vale, ma guarda che brutto. Dai, voi, che bastardo. Voi non potete capire. Pure col flash me l'hai fatta. Se dovessi riprodurre era una cosa di questo tipo. Non lo so, ma neanche così, ma vedi, molto bene. Così era piacevole quasi. Quindi io ho detto, se lo sveglio, io stanotte non dormo. Sì, facciamo così, facciamo il video di chi russa di più. Ma comunque la cosa che vi stavo raccontando pazzesca. Tanto che tu stai facendo il fondo recentemente, no, vero? Guarda, perfetto. Ma come lo stai riprendendo? Dai, che ripresa è quella? Perché stavo guardando. Dai, non mi piace così, fallo bene. Ecco, l'ho fatto. Vabbè, comunque. Quando è l'ultima volta che ho dormito quasi 12 ore? Non me la ricordo. È stato bellissimo. Oddio, mi devo fare la crema. Ecco, dai, basta, molliamo giù la telecamera, sennò non riusciamo. Anzi, no, fai la crema, io metto in frigo la cosa. Aspetta, appoggio, ragazzi, vi appoggio un attimo sul magnesio. Guardi qua. Metto io in frigorifero. Onorina! Ma devo mettere a posto intanto. Metto in freezer, non lo metto in frigo, così si raffredda più velocemente. Va bene, anche se non ti dici. Chi? Freezer invece che metterlo in frigo, perché tu non rispetti mai le istruzioni e poi succede quello che succede. Porca miseria, stava per cadere un'orata sullo stampo. E monta per 4 minuti alla massima velocità. Poi aggiungi lo yogurt. Eccoci, bentornati. Lo yogurt a bassa velocità. Io e Puffetta. Eccoci. Dai, che bastardo, mi sei. No, sì, adesso. Oni, sì, adesso non col tutto. Mixer, non col mixer. Non col mixer. Non col. Togli il mixer. Oni? Ci vuole il monte.
Lo sbattitore. Ma te l'ho chiesto prima se andava bene. Ferma, ferma, vedi? Ferma. No, aspetta, non sprecare questo. No, non lo spreco, ma staccalo dalla corrente quando devi metterci le dita dentro, però. Me lo prendi tu? Ma no, è già buonissimo così. Mamma mia, che ricordi questa torta. Lo sbattitore e il mixer sono due cose decisamente differenti, eh? Sì, ma devi semplicemente mixare. No, e sì. Questo no, va sbattuto perché si deve montare. E qua ecco, insomma, fai. Deve essere turbo adesso. Sì. Vai. Ma sei uno stronzo. L'ho detto che andava bene quello. Dai. Deve essere turbo. No, devi partire piano. No, io non lo voglio fare perché mi sporco. Devi partire piano. Dai, a me con quel coso lì non succede. Io faccio sempre tutto con quello lì. Ti prego, tieni la telecamera. Forza. Dai, io faccio sempre tutto con quelle, va bene. Tieni la telecamera. Guarda. Una magia. Ok. Visto che si può regolare la potenza, parti da 1. Ma lì dice massima velocità. Massima velocità. Dopo. Parti così, pian pianino. Quando hai mescolato, aumenti la velocità. Sono segreti del Keurig. Ah, così per 4 minuti. Poi yogurt a bassa velocità. Capito? Senti, ma abbiamo finito la fatta. Vai, butta lo yogurt, te l'ho messo già adesso. Sei lì, alta velocità, bassa velocità. Vai a occhio. Non si seguono mai le ricette. Ma per quello che infatti non viene meglio, è vero? Come le istruzioni dell'IKEA. Non bisogna mai seguirle, sono inutili. Buono. Vabbè, fai in giornata però. Andrea, siamo a aspettare domani mattina. Svuotalo bene, guarda, guarda che c'è dentro, dentro. Ma infatti dovevo farla io, così tu non rompevi le palle, vero? Le palle, le palle, non rompigli le palle. Non è per te lo yogurt, è per la torta. Oni. Ma il cuoco deve assaggiare sempre. Non me lo lasci fare. Non ti fidi. Cioè. Eri ancora lì col mixer tu, guarda, lascia stare. Vai. Ah, che stronzo però, se lo assaggio io. Che buono. Minchia, che buono. Dai, svuotala bene, smettila di ridere, svuotala bene, ma vedi che non si può cucinare con te. Boom, pronto. C'è Nicky qua sotto. Con la gocciolina di baba. Allora. Io leggo la terrina. Ci pensi tu a metterlo nello stampo? Sì. Guarda che i tempi siamo benissimo perché abbiamo finito la torta subito. Meglio amore, ti devi spostare perché la mamma deve fare una cosa molto delicata. E la mamma non è per niente delicata. Che goffa come te. Che figata. Che figata. Secondo me abbiamo fatto bene alla fine a scegliere questo. Tagliare perché Onorina ha fatto una cosa che non potevo assolutamente mettere in video. Io? Veramente. Cioè, Onorina, vergognati, Onorina. Onorina. Sei scemo. Ci credono proprio tutti, guarda, che ho fatto qualcosa. Non si fa. Ma quanto è che devi rimanere in frigo questa? 2-3 ore. Quello che noi la mettiamo in freezer. Ah sì. Vediamo cosa dice. No, non la mettiamo in freezer. Per almeno 2 ore. Ok, tanto ce l'abbiamo il tempo. Che ore sono adesso? 4:30, 6:30. Anzi, anche di più. Rimane in frigo finché non la mangiamo, finché. È l'ultima cosa che mangiamo è la torta, Taglia la cresta. Non taglio proprio niente, fidati. Taglia, no, non credo proprio. Come se loro non facessero i rutti. Li fanno tutti i rutti. Lo deve fare uno quando deve fare un rutto, scusa, eh. Molto bene, anzi no, io lo metto un pochino in freezer. No, beh, ma siamo dei grandi. Sì, grazie. Per aver fatto una torta pronta. Porcello. Porcello. Chi era sul tavolo? Poi con le braccia, mai visto le zampe tutte aperte? Sì. Le braccia perché per me loro sono i miei figli. Giù. Quindi le loro zampe sono delle braccia. Semi. Il pelo sono i capelli. Scemolino. Ecco. Lui ha sentito che qua c'è il würstel. Giù porcello. E allora vuole un po' di würstel. Dai.
Prontolo. Prontolino. Prontolino. Madonna santa. Mimi. Anche Semi, anche Semi. Ma la piccola Miss. Ma c'è una piccola Miss. Ma è la piccola Miss questa. Ma mamma mia, quella coda. Ma è così scodinzolante. Oh, sì. Sì. Piccola Miss. Con la pancina bianca bianca e le zampette minuscole. Ma sei minuscola. Ma sei minuscola, sei tutta piccolissima. Semi. Ma che figata. Già sta salendo un profumo spettacolare. Questi sono in assoluto gli ingredienti della cucina italiana che preferisco. Pomodoro, cipolla, olive. No, veramente. Origano. Olio evo. Sì, sì, sì. Voilà. Semi carzoncello che ci aiuta in cucina. Wow. Ma che figata è. Sì, i würstel non sono molto caratteristici, ma volevo mettere il tonno, ma alla fine della fiera abbiamo optato per il pollo. Sì. Mamma mia, non vedo l'ora di mangiarla. Che spettacolo è. Bravo, amore. Grazie, cara. Che stronzo. Eh? Sì, ma lo stai distruggendo così. Ah. Cioè, non c'è bisogno, non ti rende cuoco il fatto di sbattere la cosa, che lo fa ogni 2x3 per qualsiasi ingrediente. Frigorifero. Di pulire anche su. C'è qualcosa di estremamente sbagliato e malato in me, specialmente quando questa aspirapolvere parte da sola, non so perché, specialmente quando si tratta di ordine e pulizie. La cosa non è neanche in realtà malata o aspettate che parte da sola, malata o maniacale, penso che abbia dell'ossessivo compulsivo. Comunque farò molto comodo. Però sono comunque le 6:50 e siamo riusciti a fare 3 milioni di cose come sempre. Adesso pensavo, mi riempio un attimino il bicchierone di acqua perché sto morendo di sete. Però adesso pensavo di preparare la focaccina e tagliare anche un pochino di melone. Così abbiamo la torta, ma abbiamo anche un pochino di frutta. So che mio papà la frutta la vuole, come mia mamma anche, Dio mio, sì. La frutta non può mancare. E quindi direi che siamo perfetti come tempi. Sì, assolutamente sì. Allora, focaccina. Mi metto su un piatto. Non c'ho voglia di prendere quelli belli, che dovrei lavarli, pulirli. Che hai, Malino? Ecco, c'è anche il semolino. Che mi fai da assistente? Vero, amore? Questo va bene. Sì. Benissimo. Vale, bravo, semi, vero? Fanno le focacce, in realtà. Ciao, semi. Amore. Non è per te. Eh no. Non ho scelto proprio il coltello migliore, ma va bene. L'importante è tagliarsi. Voilà. Adesso sistemiamo qua.
piano. Allora, non posso dartelo. Se lo do a te, devo darlo a tutti, amore. E non va bene. Questa è la vostra pappa. Giù. Andiamo giù adesso? Vieni, vieni giù. Ma dai! Su. Sono le 19:21, Andrea è andato a prendere i miei genitori da uno strappo e io mi sono messa qua seduta comoda con dietro i bassi di Andrea come nell'altro vlog, perché volevo dirvi due cosine, sto per dire quattro, non due cosine. Ossia, ho registrato il circuito di addominali che faccio, quindi quali sono gli esercizi, quali addominali alleno, come li alleno, perché è una cosa che mi avete sempre, sempre, sempre chiesto in tantissime, quindi vedrete tutte le clip di questo circuito. È un circuito che allena tutto il core, tutto l'addome, ed è una cosa che io faccio tendenzialmente, diciamo linee generali, adesso vi spiego perché, due volte a settimana, perché cerco comunque di dividere un po' i miei allenamenti, ossia c'è il giorno in cui faccio la camminata veloce, quindi diciamo un pochino di cardio, c'è il giorno in cui faccio braccia, o meglio farò braccia, perché mi dispiace tantissimo non allenare più le braccia, veramente mi dispiace veramente veramente tanto. Comunque il giorno in cui faccio le braccia e il giorno in cui invece alleno gli addominali, che sono però in assoluto la cosa, da quando io ho iniziato ad allenarmi, per me è sempre stato il mio focus, quindi il mio obiettivo numero uno principale. Quella è un po' una cosa, diciamo, soggettiva. Per me gli addominali sono sempre stati importantissimi e sono in assoluto gli esercizi che più mi diverto, no, mi diverto, più, diciamo, mi dà soddisfazione farli. Mi piace proprio fare gli addominali, perché mi piace comunque avere un addome bello asciutto, bello tonico. Io mi trovo molto 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 bene con questi esercizi, e la cosa strana è che non sempre, allora, con gli allenamenti è così, devi trovare il tuo allenamento, quello che per te funziona, quello che per te è efficace, funzionale, e quindi vedi i risultati, no? Io mi ricordo ad esempio all'inizio, quando andavo in palestra, per tantissimo tempo è stato così, li facevo e non vedevo nessun tipo di risultato, quindi è molto importante trovare quelli giusti. Ed è molto importante anche come li esegui, nel senso che riuscire, ad esempio, mi ricordo quando ero in palestra e sentivo gente che diceva che faceva 1000-1500 addominali. Se fate 1000-1500 addominali vuol dire che li state facendo male, quindi potete farne anche 5000, il fatto di farne 5000 o di farne 1000 vuol dire che li state facendo male, quindi vuol dire che i risultati non li vedete. Quindi è molto importante quali si fanno e come si eseguono. Ora, sicuramente adesso rispetto a qualche tempo fa, per il problema che io ho della cervicale, è un po' più difficile, devo dire la verità, però la cosa veramente veramente importante quando si fanno è tenere e lavorare sull'addome, quindi la zona lombare deve essere ben piantata sul tappetino, non ci deve essere spazio, non deve essere curva la schiena. Quindi non ci deve essere spazio tra la schiena e il tappetino. Non è una cosa così facile, nel senso che anch'io ovviamente a volte un po' per stanchezza, a volte un po' perché non sono concentrata, cioè sono lì che mi sto allenando ma sto pensando ad altro. Capita ovviamente, no? Di non farli nel modo migliore. Ma senti anche la differenza quando li esegui in questo modo, perché fanno male, e se fanno male vuol dire che funziona. Mi piace allenare il mio corpo, però è un modo per prendermi cura del mio corpo, non lo voglio sfiancare, devastare, no? Quindi voglio assolutamente tonificarlo, ma basta, senza, insomma, torturarlo. Non deve essere una tortura allenarsi, deve essere assolutamente un atto d'amore, no? Un modo di prenderti cura del tuo corpo. Comunque, questo è il circuito e tendenzialmente appunto lo faccio due volte a settimana, tendenzialmente perché magari ci sono settimane dove magari non riesco ad allenarmi, cioè ci sono settimane dove mi alleno 5 volte, 5 giorni, ci sono settimane dove mi alleno 4 giorni, ci sono settimane dove mi alleno 3 giorni, dipende un attimino, no? Da come sto, dalla vita, da quali sono le possibilità sostanzialmente. Però quello che diciamo per me, la mia esperienza personale, funziona meglio è quando mi alleno 5 volte a settimana e quindi do al mio corpo 2 giorni di riposo. E per me il momento migliore è in assoluto la mattina prestissimo. Però vabbè, io mi sveglio, sapete, mi sveglio molto molto presto, quindi per altri, ad esempio, c'è chi si allena il pomeriggio, c'è chi si allena la sera perché o non può o comunque si trova più comodo, quella anche è una cosa un po' soggettiva. Comunque questi sono appunto gli esercizi. Stavo pensando anche, adesso vi metto tutte le clip, però stavo pensando anche a una cosa: siccome
davvero il 90% forse dei messaggi riguardano la forma fisica su Instagram e tante delle cose che leggo qua su YouTube. Voglio fare assolutamente, anche perché gli ultimi che ho fatto risalgono tipo al 2015 o 2017, non lo so, un video aggiornamento, diciamo, su quelli che sono i miei allenamenti al completo e le cose che sono cambiate come allenamenti, come modo di mangiare, come filosofia, quello che ho imparato, come ho trovato il mio equilibrio, perché sono cambiate tantissime cose, cioè tantissime delle, ad esempio, video che ho fatto su alcuni libri. Non la penso più in quel modo e non faccio più quello che facevo prima, è cambiato tutto. Fatemi sapere giù nei commenti, nei dettagli, cioè le domande proprio specifiche, diciamo, no? Quindi quello che volete sapere, cosa vi interessa. Vi lascio questi esercizi. Thank you.
Voilà. Voilà. No, sembra uno spettacolo.